Allora, aspetta, fatemi fare una fotografia che la manda mia moglie, che non crede che sto qua. La fiducia delle donne a posto. Allora, abbiamo oggi processo a carico del signor Enrico Maria, detto Maria. E il cognome, giudice? Ah, detto Maria cognome. Entri l'imputato. A posto. Testine. Ma dove la vedo la giornata oggi, sa? Forza. Vediamo, sta andando. Hai finito? Adeguiamoci. Allora, avvocato, si presenti innanzitutto. Avvocato Saratoga? Ma che capra, ma che larga, tu di un fatto. Ma vabbè. Avvocato, l'imputato vuole rendere dichiarazioni spontanee? Certamente, solo che queste le dichiarazioni le fa troppo spontanee. Non mi si faccia fare questa figura. Allora ci racconti come sono andati i fatti, forza. Posso? Ecco, lo sapevo. È andata via la cipria. Ma, a sama fa? Dunque, vostro onore, era una calda sera di agosto, ero sulla spiaggia, c'era un cielo nero, stellato, e la luce della luna si rifletteva come un nastro d'argento sul mare. In questa atmosfera così idilliaca e, oserei dire, poetica, mi giro e arriva lui, Dio, un vichingo in costume da bagno, capelli lunghi biondi, spalle ampie, un brondo di Riace stampato sul petto, due colonne d'Ercole al posto delle gambe. Un essere meraviglioso. A un certo punto vedo che lui mi fissa. Dio santo! Lui si avvicina a me, sguardandomi negli occhi, con quegli occhi azzurri che mi penetravano. Oddio mio! Oh, santa fede, i miei sensi vengono presi tutti. E mentre lui si avvicina a me con questa muscolatura che si muove, io vengo preso, vengo rapito da lui. E noto questa grande peluria sul petto a forma di V che si pronuncia verso il ventre e gli indica il suo enorme... Basta! Ma sei pazza! Io ci soffro! Sto qui! Tesoro! Sto crudo! A tear, skin, a task, skin! Come on, that's the problem!